È il Wollidorf Hotel, l'albergo fuori dal muro, e promette la peggiore vista del mondo. Affaccia infatti sul muro di Gaza, che dal 2002 divide Israele dai territori palestinesi, ma è già un museo simbolo della tolleranza e della street art. È stato fortemente voluto da Banksy, l'artista britannico pacifista di cui si ignora il nome, che tratta e trasforma con ironia nei suoi graffiti temi sociali e di denuncia. A Betlemme ognuna delle 10 camere del suo hotel affaccia sulla barriera ed è connotata dal suo tratto. We started this project 14 months ago. Abbiamo iniziato questo progetto 14 mesi fa, spiega il direttore della struttura, e Banksy ha realizzato tutti i dipinti che vedete qui. Nella stanza numero 3, ad esempio, i turisti potranno dormire sotto l'immagine di un palestinese e di un israeliano che fanno la lotta con i cuscini, un modo per l'artista di stigmatizzare lo scontro assurdo tra le due fazioni in Terra Santa. Ma ci sono anche puttini con maschere d'ossigeno sul viso e torri radar trasformate in occasioni di gioco. La struttura era un laboratorio di ceramica. Dall'11 marzo prossimo aprirà un club per gentleman inglesi del periodo coloniale, aperto a tutti, uomini d'arte e di buona volontà.